Ok ragazzi, siamo giunti qui a Vizzola Ticino dove sia io che Silvano, come abbiamo detto prima, lì alla cascina, come si chiama? La Malpaga. Siamo qui a Vizzola Ticino e niente, visiteremo questo posto alle nostre spalle, visto che siamo passati, abbiamo visto questa cosa e siamo incuriositi e vogliamo entrare per fare un giretto, quindi voi state riattaccati perché adesso vediamo cosa c'è di misterioso, eh? A tra pochissimo. Grandi. Ok. Siamo all'entrata del cancello. Molto, molto, molto suggestiva l'entrata del cancello. Vecchio stile. E la facciamo. Facciamo una bella fotina. Questo è tutto un sito abbandonato. Da quel che sembra. Boh, entriamo. Si entra. Calcinacci, rovine, immondizie ovunque. Vabbè, tanto questo ormai è normale dei posti abbandonati, diroccati. Ah, carino, ma che bel biliardo. Concimi, si vede che questa era una fabbrica di concimi forse. Entriamo a vedere prima questo capannone distrutto. Occhio ai rovi. Ai, ai, ai. Ok, grazie Silvano. Merci. E qui entriamo e vediamo un sacco di roba abbandonata, messa qui, che ormai è immondizia. Cosa c'è da dire? Niente. C'è soltanto da ammirare lo schifo che è diventato un magazzino abbandonato. E basta. Nel frattempo faccio sempre qualche fotina. Deck. Questo qua cos'è? Solfato? Cloruro solfato di potassio. Ah, guarda qua. Devo essere una fabbrica dove mettevano appunto il concime. C'è un capannone, qualcosa di. E adesso andiamo là. Sulla torre. Però è sempre un peccato vedere queste cose abbandonate. C'è un sacco di storia e vederle bruciate così è veramente una scocciatura. Ciao, e adesso percorriamo questo sentierino che si vede a malapena. Urca, qua c'è da divertirsi, eh?
stare attenti. Qui bisogna venire con un macete. Perché è un casino andare avanti adesso qua. Mezzo ai rovi. Stentiamo ad andare avanti a fatica. Eh sì, ma qua l'entrata è un casino. Sa che piano piano andiamo avanti. Andiamo avanti. Qua c'è l'entrata. Siamo sotto, come vedete, sotto la torre. Questa è l'entrata. Sono arrivati all'entrata. Silvano, ci sei? Sì, è aperto. Ok. Qua c'è la scala. E ce l'abbiamo fatta, Silvano. Oh, cazzi ragni. Ma da quanto tempo non vengono qua? Vedete le scale come sono? Se noi saliamo fino in alto. Stato un po' dura, eh? Di rovi. Saliamo sempre più in alto, sempre più in alto. Guardate qua il... È inutile che faccio foto perché è ripetitiva la cosa comunque. Molto dark. Siamo sempre più in alto. Ok. Sale, sale. Guardate qua, siamo in cima. Siamo in cima alla torre. Vedete tutto il panorama? Qua. Occhio alla botola.
qua dove si scende? Wow. Ma questa è alta, eh. Devo prendere quella grossa, che questa, quella in fronte quando fa. Non andare sopra che è pericolante, è arrugginito. Guarda. Questa era una. Boh. Ci stava. Una ghiacciaia? Boh. Una cisterna, esatto. Però non so cosa cavolo c'era. Forse l'acqua. Ti frattempo faccio un giretto a vedere. Guardate il panorama che l'hotel, il panorama che ci circonda è stupendo, ragazzi. Veramente stupendo. Veramente, veramente alto, molto molto alto. Guardate il soffitto, la scala a chiocciola, come erano lavorate bene una volta. Questo affresco abbandonato a se stesso, purtroppo. Occhio! Non farti vedere da fuori. Eh? Te l'ho detto, ma chiudi la porta. Te l'ho detto, lascia stare. Io infatti non ci vado. Questa è la torre. E questa è la torre. Anche un bel panorama c'è, eh. Prova a salire, però tanto non esco. Sì, ma scala chiocciole basta, non mi metto. No, no, ci sono già andato una volta. Ne faccio a meno. E boom, questa è un'altra piccola esplorazione che abbiamo voluto fare. Come vedete, il panorama è stupendo, questo posto doveva essere veramente, forse, come anche decorato, secondo me, poteva anche essere un appartamentino, da come è impostato. Qua c'era il tendaggio, la decorazione, questa bellissima scala a chiocciola che soltanto nelle ville vedi. O no? Poi bella massiccia, tenuta bene. La scala è veramente tenuta bene. intorno che è
centimetri, e poi c'è quella ringhiera che ormai si sa se tiene o No, non ma infatti è tiene. marcia la ringhiera sopra, Ecco, fatto infatti. il giro, ma fa paura. E boh. Che panorama pazzesco. Eh sì. Siamo molto alti qua. Occhio, non cadiamo lì. Ragazzi, da questo bellissimo posto noi vi salutiamo, spero che vi siate anche un po' divertiti a vedere le nostre due piccole avventure di quest'oggi, e noi ci vediamo presto con altre prossime esplorazioni notturne, diurne, sul paranormale, luoghi di fantasma, luoghi abbandonati, insomma. E soprattutto vedremo questa malpata. Esatto, di notte. È la nostra piccola scommessa che ormai ci siamo presi a livello personale. Da questa torre è tutto. Noi vi diamo la linea. Alla prossima, grazie a tutti, un bacione, Ghost in Fog, al prossimo giro. Ciao. Un bacio. Mamma.